che per voi, se volete rivederla, avete la possibilità di guardare. Dicevo, ho preparato una dispensa che vi lascerò e utilizzo anche in condivisione la tastiera del pianoforte. Ditemi se la vedete intanto. Ora elimino queste cose che non ci interessano. Dovreste vedere. Io la vedo. Ok, allora vedete la dispensa sopra e la tastiera sotto, mi confermate, vero? Cioè, se qualcuno ha problemi me lo dica, altrimenti vado avanti. Allora, dicevo, cominciamo a parlare della scala maggiore. La scala maggiore, evito discorsi su come siamo arrivati alla definizione di scala maggiore, questa la diamo per scontata, è la scala che noi utilizziamo come base per la musica moderna, contemporanea, per la musica che facciamo oggi. Ed è strutturata in una maniera abbastanza fissa, quindi hanno, diciamo, successioni di 7 note che hanno una distanza sempre fissa, secondo una sequenza di intervalli che andiamo a vedere adesso. Allora, questa è la sequenza di intervalli. Allora, per intervallo, intanto, intervallo noi possiamo avere un intervallo di tono o di semitono, sono quelli più utilizzati. Per intervallo noi intendiamo la distanza tra una nota e l'altra, poi li vedremo anche più in dettaglio. Se noi partiamo da una nota centrale, un do. Allora, scusate, faccio una digressione. Per chi non ha idea di come è fatta la tastiera del pianoforte, voi vedete che ci sono dei gruppi di tasti neri, abbiamo dei tasti bianchi sotto e dei tasti neri sopra. I tasti neri sono divisi in gruppi da due o da tre, ok? Per trovare il do, che è la nota dalla quale andiamo a partire per fare la nostra scala maggiore naturale, noi dobbiamo andare a prendere i due tasti neri come punto di riferimento e suonare la nota che c'è alla sinistra del primo tasto nero, quindi questa qui. Ok? Quindi se questa qui è un do, noi andiamo a vedere, sviluppando i tasti bianchi, andando a suonare tutti i tasti bianchi, che otteniamo la classica scala maggiore di do, quella che più o meno tutti quanti conosciamo, e che ha degli intervalli, cioè delle distanze tra le note abbastanza definite, perché vedete che tra alcune note in mezzo c'è un tasto nero, tra altre note invece il tasto nero non c'è. So che molti di voi queste cose già le sanno, sto ripartendo volutamente dall'inizio perché non mi va di lasciare indietro nessuno e che non, soprattutto non mi va di lasciare concetti che poi possono esserci utili invece per fare altro. Dicevo, quindi, tra alcune note avremo un tasto nero in mezzo. Altre note invece passano direttamente dall'una all'altra. Per esempio, dal Do al Mi, dal Do al Re, scusate, abbiamo in mezzo un tasto nero che sarà un'alterazione. A seconda che io la veda da Do potrebbe diventare Do diesis, perché per diesis si intende la nota quando viene alzata di un semitono. Dal Re si va al Mi e in mezzo c'è il Re diesis e così via. Quindi gli intervalli saranno nella scala maggiore di tono, tra il primo e il secondo grado, di tono tra il secondo e il terzo grado, poi c'è un semitono, c'è un altro tono, un altro tono, un altro tono e alla fine un semitono. Quindi abbiamo un intervallo che qui è riassunto, che fa così: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa cosa qui voi la dovete considerare come una sorta di stampino, ok? Quindi è una forma che poi noi possiamo prendere ed applicare a qualunque altra cosa. Ora, se voi pensate a uno stampino, proprio uno stampo da budino, per esempio, si avvicina l'ora di cena anche per me, e, se voi ci versate dentro lo stampo da budino a forma di stella, ci versate del budino al cioccolato, lo scodellate e avete un budino al cioccolato a forma di stella. Se ci versate del crème caramel, lo rovesciate e avete un crème caramel sempre a forma di stella. Quindi questo per dire che a seconda del materiale con il quale noi andremo a riempire questa forma qui della scala maggiore, questa successione di toni e semitoni, noi avremo delle scale diverse, ma la forma, cioè l'effetto che la scala darà, sarà sempre lo stesso. Ovvero, se io faccio la stessa cosa, quindi questo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, e lo faccio a partire da una nota diversa, quindi non parto da Do, ma parto per esempio qui dalla nota Re, io avrò una scala che avrà delle note diverse. Perché? Perché devo mantenere sempre gli stessi tipi di intervallo, cioè dal Re vado un tono sopra, quindi salto questa nota e vado direttamente a questa e do il Mi. Poi vado
devo andare sopra di un altro tono perché la mia struttura mi dice che devo fare un altro tono. Io sto sulla nota Mi, devo avere un tono. Se vado direttamente al Fa, vedete qui in mezzo non c'è il tasto nero, quindi questo è un semitono. Per fare in modo che questo diventi intervallo di un tono, io ho bisogno di aggiungere a questo Fa un altro semitono e quindi farlo diventare Fa diesis, ok? E quindi la mia scala inizierà così. A questo punto devo fare un semitono e vado giù in Sol, poi un altro tono e vado in La, un altro tono e vado in Si, un altro tono e faccio lo stesso ragionamento. Devo arrivare in Do, però mi serve un tono. Se vado in Do ho un semitono, quindi devo aggiungere un altro tasto, vado in Do diesis e poi dal Do diesis me ne torno in Re, quindi la scala farà così. Ok? Allora, qui si ricorda che il diesis aumenta di un semitono, così come il bemolle la diminuisce, nel senso che se io devo accorciare la mia distanza, invece di andare da una nota a una più alta, se devo accorciare la mia distanza, per esempio, sono in Fa e devo prendere un semitono, come faccio? Non posso andare a prendere Sol direttamente perché sarebbe un tono, perché qui c'è il tasto nero in mezzo, quindi il Sol lo devo diminuire di un semitono e quindi diventa bemolle, per cui io faccio Fa, Sol bemolle. Ok? Questo quindi è il modo in cui ci si muove sulla tastiera del pianoforte. Poi queste cose qui le trasferiremo anche sulla tastiera della chitarra, ovviamente, però sulla chitarra dovremo fare dei ragionamenti diversi perché in questo il pianoforte è molto più comodo della chitarra. Sulla chitarra, dicevo, il pianoforte, volevo dire, ha le note tutte apparecchiate qui davanti, le vedete qui già messe una dietro l'altra. Sulla chitarra invece sono disposte diversamente e andremo a vedere come. Allora, a questo punto dobbiamo, tra le note della scala, andare a vedere che tipo di intervalli ci stanno, ok? Ora, noi per intervallo intendiamo proprio letteralmente la distanza tra due note, ok? Poi dobbiamo vedere che tipo di intervallo ci sta tra una nota e l'altra. Quando calcoliamo un intervallo dobbiamo sempre fare finta che la nota più bassa, per esempio, se vogliamo calcolare l'intervallo tra la nota Do e la nota Mi, facciamo Do Re, che c'è l'esempio direttamente, la nota Do alla nota Re, dobbiamo far finta sempre, anche quando non è vero, in questo caso è vero, ma anche quando non è vero, dobbiamo far finta che la nota più bassa sia la nota tonica, cioè la nota da cui parte la scala sulla quale stiamo calcolando l'intervallo, ok? Quindi, a questo punto non ci resta che contare, se vogliamo sapere che intervallo è Do Re, semplicemente contiamo sulla scala Do, Re, questo è 1 e questo è 2, quindi diciamo che è una seconda, ok? Tra Do e Sol, per esempio, contiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, la chiamiamo quinta, ok? Quindi calcolare il numero non è troppo difficile. Se fossimo stati sulla scala di Re, per esempio, e avessimo avuto, vi ricordate, in Re c'era il Fa diesis, no? Se diciamo che intervallo è Re Fa diesis, andiamo a fare la scala, Re Mi Fa diesis, 1, 2, 3, e la chiamiamo terza. Ora, questi intervalli non hanno soltanto una caratteristica numerica che è facile da contare, ma hanno una caratteristica anche di sonorità. Queste sonorità noi le dividiamo in due categorie per ora, le sonorità maggiori e quelle giuste. Allora, per intervallo maggiore, noi chiamiamo la seconda, la terza, la sesta e la settima. Quindi nella scala di Do sarà il Re, Do Re sarà un intervallo di seconda maggiore, perché la seconda è sempre maggiore. Do Mi sarà un intervallo di terza maggiore, perché la terza è maggiore. Do La, Do Re Mi Fa Sol La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sarà un intervallo di sesta maggiore. Do Si sarà un intervallo di settima maggiore, ok? Per intervalli giusti, invece, sul motivo per cui si chiamano giusti, si potrebbe fare una lezione apposta, ma già vi sto annoiando abbastanza con queste cose, quindi evito. Sappiate che comunque per ora li chiamiamo giusti perché sono uguali sia nelle scale maggiori che nelle scale minori. E gli intervalli giusti, dicevo, sono la quarta, quindi Do Fa, per esempio, e la quinta, Do Sol, l'abbiamo visto prima, e poi l'ottava, Do Do,
ok? Una ripetizione di una nota da una parte all'altra della scala. Perché è importante capire che tipo di intervallo c'è? Perché quando poi andremo a comporre gli accordi, che sono note che suonano contemporaneamente, noi avremo come punto importante il fatto di riconoscere che tipo di intervalli compongono quell'accordo, perché a seconda del tipo di intervalli che compongono l'accordo, noi avremo un accordo di un certo tipo o un altro, per cui avremo avere un accordo maggiore o un accordo minore, che fanno due effetti completamente diversi. Sentite come uno suona allegro, solare, l'altro è più malinconico. Ok? Allora, dicevo quindi, quando un intervallo maggiore, quindi per esempio la terza, do, re, mi, ok? Quando un intervallo maggiore viene abbassato di un semitono, si dice minore, ok? Quindi se do, mi è una terza maggiore, do, mi bemolle è una terza minore, ok? Questo vale per tutti gli intervalli, quindi anche la sesta, per esempio, che è un intervallo maggiore, se viene diminuito di un semitono, diventa un intervallo minore. In genere c'è sempre questo passaggio dal maggiore al minore, tra una solarità, tra una luce, tra una serenità a un tono più malinconico, più triste, dicono alcuni. Allora, oltre a questo, se un intervallo invece maggiore o giusto viene aumentato, ah no, scusate, prima questa cosa, se ad essere abbassato l'intervallo giusto, quindi per esempio la quinta, l'intervallo lo chiamiamo diminuito, quindi non diventa minore, l'intervallo giusto diventa direttamente diminuito. Per esempio questo do sol, quinta giusta, do sol bemolle, quinta diminuita. Ora, gli intervalli diminuiti cominciano a suonare un pochettino dissonanti, ma sono molto importanti anche quelli, perché per avere una buona condotta armonica di un brano, è bene capire che è un po' come se stessimo raccontando una storia. Se noi raccontiamo una storia in cui tutto va bene, nessuno ha mai un problema, lui e lei si conoscono, si amano per sempre, la storia sarà anche semplice da capire, ma è poco interessante, ok? Per raccontare una storia che funzioni bisogna inserire qualche svolta, qualche cosa, qualche problema, qualche trauma che viene risolto e poi si va verso il lieto fine, se ci si vuole andare. E in musica vale la stessa cosa, quindi gli accordi più dissonanti, quelli che creano tensione, ci servono per rendere interessante il discorso musicale, perché altrimenti se suoniamo una melodia che non ha nessun tipo di asperità, che non ha nessun tipo di problema, che è tutta lineare, bella e carina, sarà anche molto semplice da capire, ma è anche un po' banalotta, no? Cioè facciamo... È tutto tranquillo, tutto maggiore, tutto perfetto, però insomma è una canzoncina che ovviamente lascia un po' il suo tempo. Ok, allora, andando avanti... Allora, sì, qui ci sono gli esempi sugli intervalli. Allora, a questo punto passiamo a capire come questi intervalli possono diventare accordi. Allora, noi la prima forma di accordi che abbiamo si chiama triade. Ok? Triade, come è facile capire dal nome stesso, noi la chiamiamo così perché è fatta da tre note. E sono tre note che noi andiamo a derivare da cosa? Dalla scala maggiore. Ok? Quindi noi prendiamo una scala maggiore, e ora io sto ragionando in Do, ma poi andiamo a fare anche degli esempi in altre tonalità, e magari lo ragioniamo insieme, li facciamo fare a voi, così capiamo se il discorso è passato. E dicevo, andiamo a prendere la scala e andiamo a comporre degli accordi. A questo punto noi avremo degli accordi fatti in una certa maniera, ora vediamo come, e poi dovremo andare a vedere qual è il tipo di organizzazione interna di questi accordi, quindi che tipo di intervalli ci sono tra le note. Allora, vediamo un attimo. Le triadi degli accordi vengono formati armonizzando, cioè suonando contemporaneamente. Armonizzare vuol dire che io non suono le note in melodia, cioè una dopo l'altra, ma li suono insieme. Così è armonizzazione. E sovrapponendo ad una nota della scala una successione di note ad intervalli di terza, praticamente, perché andiamo a fare esempi pratici, prendendo una nota sì e una nota no. Quindi se io ho una scala di Do maggiore che fa così, per fare gli accordi cosa devo fare? Devo prendere una nota, una la salto,
questa non la suono, prendo la successiva, poi ne salto un'altra, quindi non suono questa, e prendo la successiva ancora. Ok? Sono partito dal primo grado, dal Do, ci ho aggiunto il Mi, e poi ci ho aggiunto il Sol. Facendo questo io ho costruito una triade. Se faccio la stessa cosa partendo da ciascuna nota, quindi invece di partire dalla prima, poi la terza e poi la quinta, parto dalla seconda, salto questa, faccio questa, salto questa e faccio questa, ho un altro accordo. Faccio la stessa cosa a partire dal terzo grado, questa la salto, ce n'ho un'altra ancora. Quindi lo faccio su tutte le note della scala, ricomincio, ottengo questa cosa qui. Quella che era una scala maggiore semplice è diventata una scala armonizzata. Ok? Ora, facendo questo lavoro qui, io ho ottenuto una serie di accordi. Alcuni saranno maggiori, altri saranno di un altro tipo. Adesso andiamo a vedere anche questo. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare da subito è che perché è importante questo discorso? Perché quando noi andiamo a suonare una canzone, la maggior parte degli accordi che stanno dentro quella canzone, se non addirittura tutti, nella maggior parte dei canoni, nella maggior parte dei casi qualche variazione c'è, però in moltissimi casi in realtà non ce ne sono. Quindi dicevo, la maggior parte delle volte quella canzone andrà a utilizzare gli accordi che vengono fuori armonizzando la scala della tonalità nella quale è scritta. Cioè, se io scrivo un pezzo in Do maggiore, io uso la scala di Do, e per accompagnarla utilizzerò tutti gli accordi che mi vengono fuori, non tutti, alcuni magari, però gli accordi che vengono fuori armonizzando la scala di Do. Il famoso giro di Do si chiama giro di Do perché sono quattro accordi di quelli che vengono fuori dall'armonizzazione della scala di Do che hanno determinate caratteristiche, e quindi quello che voi avrete già sentito ora ve lo suono nella sua forma più semplice. Credo che ci abbiate sentito tutti quanti suonare migliaia di canzoni con questi quattro accordi qui. Si chiama giro di Do perché, come potete vedere, tutti gli accordi che lo compongono utilizzano soltanto note della scala di Do. Qui è facile vederlo perché la scala di Do utilizza solo tasti bianchi, no? È l'unica scala maggiore a utilizzare solo tasti bianchi. E quindi il primo accordo è questo, il secondo è questo, il terzo è questo, il quarto è questo. Come potete vedere, non ho usato neanche un tasto nero, ok? Quindi dicevo, è importante sapere riconoscere gli accordi nell'armonizzazione di una scala, perché poi quando andiamo a suonare le canzoni, noi possiamo utilizzare gli accordi dell'armonizzazione, e se sappiamo quali sono, è molto più facile trovarli anche a orecchio, non so se, oppure magari rendersi conto di quali sono eventuali errori che potete trovare. Non è assolutamente una cosa infrequente sentire una canzone e dire: ok, voglio suonarla, prendere gli accordi da internet e scoprire che sono sbagliati o che ce n'è uno sbagliato, perché ovviamente quelli che scrivono e trascrivono gli accordi lo fanno con le orecchie e quindi anche loro possono fare degli errori. Per cui più il nostro orecchio è abituato a riconoscere queste cose, e più noi possiamo evitare questi errori e suonare per bene. Ok? Allora, a questo punto andiamo a vedere come sono fatti gli accordi che abbiamo trovato. Ok? Dobbiamo dividerli in queste, per ora, tre categorie. Adesso poi ce ne sarà qualcuna in più, ma per ora ci interessa la triade maggiore, quindi accordo maggiore nella sua forma base, triade minore, quindi accordo minore nella sua forma base, triade diminuita, quindi accordo diminuito nella sua forma base. Allora, l'accordo maggiore è fatto da una terza maggiore, quindi due note che stanno a distanza di una terza maggiore, più una terza minore, quindi due note che stanno a distanza di una terza minore. Andiamo a vedere come è fatto un accordo maggiore. Se partiamo dalla prima nota della scala di Do, la terza maggiore è facile da trovare, no? Nel senso che io sto sulla scala di Do e quindi so che la sua terza maggiore è semplicemente la terza nota della scala. Ok? E quindi la prendo insieme. E qui ho la terza maggiore. Ok? Per scoprire se quello che verrà fuori aggiungendo l'ultima nota è effettivamente un accordo maggiore, questa mi dovrebbe risultare una terza minore, ok? E ci sono due modi per andare a farlo. Uno è
vedere a che distanza sta in termini di semitoni, quindi di tasti, sia per quanto riguarda la tastiera che per quanto della pianoforte, sia per quanto riguarda la tastiera della chitarra, a quanta distanza sta una terza maggiore e a quanta distanza sta una terza minore, così da poterli andare proprio a contare. Qui per esempio vediamo che da qui a qui noi facciamo 1, 2, 3, 4, quindi sono 4 semitoni, per cui 2 toni, ok? E da qui a qui io ho, quindi 1, 2, 3, sono 3, quindi è più corto, giusto? Quindi terza maggiore, 2 toni, terza minore, un tono e mezzo, o 3 semitoni se preferite. Quindi abbiamo una terza maggiore più una terza minore e sappiamo che l'accordo è maggiore. L'altro sistema qual è? Abbiamo detto che un intervallo si calcola sempre facendo finta che la tonica, cioè la nota dalla quale parte la scala, sia la più bassa. Ora, in questo caso noi siamo in Do maggiore, ma se dobbiamo calcolare l'intervallo tra questa e questa nota qui, dobbiamo far finta di essere su questa scala qui, sulla scala di questa nota è un Mi, e quindi dobbiamo far finta di essere in Mi. In Mi, che terza ha? Allora, il Mi, se la scala fa sempre tono, tono, semitono, eccetera, abbiamo già visto, dal Mi io come seconda ho un Fa diesis, giusto? Perché questo è un semitono e quindi devo prendere il Fa diesis per avere un tono. Un altro tono me ne vado da Fa diesis in Sol diesis, quindi la terza maggiore sarebbe Mi Sol diesis, per cui il Sol è una terza maggiore diminuita di un semitono, e una terza maggiore diminuita di un semitono, abbiamo visto, diventa una terza minore. A questo punto sappiamo che questa è una terza maggiore, questa è una terza minore, e se le metto insieme viene fuori un accordo maggiore. Ok? Facendo questo ragionamento. Posso chiederti una cosa? Assolutamente, dimmi. Allora, prima di tutto non ho capito questa cosa dei tono, tono, semitono. Ok, ora te la rispiego. Tanto questa, guarda, la ripeteremo tante volte, non ti E poi un'altra cosa è che perché la scala di Mi dovrebbe essere Mi, Sol diesis? Ma, esatto, allora questo è legato, Sì. la risposta alla domanda che mi fai sulla scala di Mi è legata proprio alla cosa del tono, tono, semitono, quindi te la rispiego al volo. Anzi, o meglio, c'è qualcuno che la vuole spiegare? Allora, io ho capito solo che un tono è quando passi da un tasto bianco a un altro. No, Un allora, semitono è un tasto. se passi da un tasto bianco a un altro tasto bianco, non è detto che sia un tono, perché per esempio da qui, che è un Mi, a questo. Sì, perché il mi diesis sarebbe fa. Esatto. Quindi qui non abbiamo il semitono in mezzo naturale, quindi in realtà questo è un Sì, semitono, quindi in questo un fa caso. diesis. Fa Esatto. diesis. Ok, dicevo, c'è qualcuno che vuole spiegare la cosa del tono, sono, semitono? Proprio volontari a bizzeffe, vedo, eh. Vabbè, Voglio imparare, saltami addosso. Allora, vabbè, la rispiego io per ora e poi dopo tanto vi vengo a scovare a casa uno per uno per farvi imparare queste cose. Allora, dicevo, il tono, tono, semitono è la forma della scala maggiore. Quindi se noi andiamo a prendere la scala maggiore più semplice, Do, Re, Mi, Fa, quando arriviamo a Mi e Fa, vedi che c'è questo fatto che non c'è il tasto nero in mezzo? Ok, quindi questo lo chiamiamo semitono, giusto? Sì, perché Quindi noi la scala di Do maggiore ce l'abbiamo che fa tono da Do a Re, tono da Re a Mi, semitono da Mi a Fa, poi Fa Sol, continua tu. allora da Do a Re tono, Esatto. da Re a Mi è un altro tono, da Mi a Fa è un semitono. Perfetto. E quindi da Mi a Fa diesis è un tono. Però adesso non ci. Poi. Adesso aspetta, ora non ci serve il Fa diesis. Siamo sulla scala di Do, dobbiamo semplicemente vedere che tipo. Semitono fra Esatto. Mi e Fa. Poi Perfetto. fra Fa e Sol c'è un tono. Esatto. Sol La tono. La Si tono. Esatto. Si Do semitono. Esatto. Ottimo. Allora, se noi questa scala la suoniamo, abbiamo una scala di Do maggiore, perché partiamo da Do e arriviamo a Do, giusto?
Ok, perfetto. Se invece voglio partire dalla scala di mi, io voglio fare la scala di mi, perché voglio suonare il mi, perché mi piace la tonalità di mi, ok? Io per avere lo stesso tipo di suono che fa la scala di do, però partendo da mi, dovrò rispettare lo stesso tipo di struttura, lo stesso tipo di distanza tra le note che c'è tra quella di do. Quindi dovrò andare da mi e fare tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ok? Quindi se vuoi fare una triade e compagnia bella devi Devo comunque. utilizzare tutte le note della scala di Mi, esatto. Allora andiamo a vedere. Se io parto da Mi, la prima nota è ovviamente Mi. Poi il tono dove mi porta? Fa diez. Esatto. Un altro tono dove mi porta? Sol diesis. Perfetto. Poi un semitono. Semitono. La. Esatto. Poi abbiamo tre toni di fila, quindi da là andiamo. Al sì, dal sì andiamo. Do, dove? Do però è un semitono, non serve un tono. Ah, do. Dico, do abbiamo, se facciamo sì, do abbiamo un semitono, noi ci serve un tono adesso. Re Re diesis è troppo lontano. diesis. Il do, per aumentare il do come facciamo? Allora, è sì, do diesis. Perfetto. Poi un altro tono ancora. Do diesis va a re diesis. Perfetto, e abbiamo un semitono che ci riporta. Mi. Esatto. E infatti se andiamo a suonare facciamo questo. Senti che suona bene, no? Suona come la scala di Do maggiore, però in un'altra tonalità, quindi parte da un'altra nota. Sì, ma perché io di solito, visto che sul violino non ci sono i tasti, Lo so. io di solito vado a portare il dito più indietro, più avanti. Esatto, infatti è la stessa cosa che facciamo qui, ma invece di spostare, di stare su una nota e spostare la nota, qui cambiamo tasto. I pianisti e i chitarristi hanno questa buona comodità che abbiamo un tasto per ogni nota. Invece Ok. quelli che suonano il violino si bruciano i diti. Sì, esattamente. Allora, dicevo, andiamo avanti. Ci sono altre domande, visto che siamo fermi? Una cosa, ma ti devo chiamare Lorenzo, maestro, come ti Puoi dico? chiamarmi Imperatore Illustrissimo se vuoi. Ok. Lorenzo va benissimo. Allora, se non ci sono altre domande, io finisco di spiegare questa cosa degli accordi e poi facciamo un attimo il punto della situazione, così Ma vediamo che. questo sulla pianola, su ogni do c'è scritto C1, C2, C3, No, non c'è segna il scritto do. questo. Questo su alcune tastiere elettroniche le trovi, però altrimenti non lo trovi, trovi semplicemente, lo devi trovare da solo la nota. Allora, concludo il discorso degli accordi, quindi dicevo, così come abbiamo costruito l'accordo maggiore mettendo una terza maggiore e una terza minore, se andiamo a vedere che altri accordi vengono fuori dentro una tonalità, qui abbiamo una tabella, vediamo che in realtà sono sempre gli stessi, ok? Qui abbiamo le note, questi sono i gradi della scala, quindi primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, fino al settimo. Se andiamo avanti. Noi partiamo dalla nota principale, vedete qui in questa casella avete tutte le note della scala, qui avete tutte le terze e qui avete tutte le quinte di ciascuna nota, quindi se faccio Do, poi ho la nota Mi e la nota Sol e mi viene fuori una triade maggiore. Se faccio il secondo grado, quindi parto dal Re, salto questa nota che è Mi, faccio il Fa, poi salto il Sol e suono il La e avrò una triade minore perché. Perché andiamo a vedere Re, Fa, 1, 2, 3, un tono e mezzo, quindi terza minore, e fa La, 1, 2, 3, 4, quindi terza maggiore. Se facciamo la stessa cosa su tutti quanti i gradi della scala, abbiamo questo tipo di accordo. Sul primo grado ci sarà sempre un maggiore, sul secondo un minore. Sul terzo un minore, sul quarto un maggiore, sul quinto un maggiore, sul sesto un minore, sul settimo abbiamo un bel diminuito. Perché un diminuito? Triade diminuita perché questa è una terza minore. Vedete, si, do, diesis, re, quindi 1, 2, 3, tono e mezzo. Qui per farlo diventare un accordo minore avremo bisogno di una terza maggiore, quindi 1, 2, 3, 4 dovrebbe essere questo. No, scusa, ma non puoi fare re, do diesis,
Re do diesis, torno indietro. No, dico nella settima. Sì. Perché diminuivo? Potevi fare sì, do diesis, re diesis. Do diesis, re diesis non ce l'ho nella scala che sto facendo. Io devo utilizzare le note della scala sulla quale stiamo. Ah, sì. Do, capito? Do. Quindi prendendo una nota sì e una nota no, vedi, io sono sì, poi il do non lo faccio, sono il re, scusa, eccolo, poi il mi non lo faccio e suono il fa, ok? E ho questo accordo qui. Quindi, dicevo, la prima è una terza minore, la seconda è anche lei una terza minore. Quindi ho questa situazione in cui ho due terze minori che si sovrappongono e soprattutto se calcolo questo intervallo qui, non l'intervallo tra questa e questa, ma l'intervallo tra questa e questa, scopro che è una quinta diminuita. Quindi questa sarebbe stata la sua quinta giusta e questa è una quinta diminuita. Quando si presenta questo caso, terza minore più terza minore, io ho una triade diminuita che dà questo effetto molto di tensione. Ok, questi sono gli accordi principali che noi possiamo andare a utilizzare dentro una tonalità e, come dicevo prima, sono gli accordi che si trovano più spesso dentro gli accompagnamenti delle canzoni. Allora, andiamo a vedere un attimino il ragionamento generale. Adesso vi faccio un attimino chiacchierare, se siete d'accordo con me. E andiamo a prendere in considerazione un po' la stessa situazione, però fatta su una scala differente. Per esempio, da chi cominciamo? Roberta, ci sei ancora? Sì, sì. Eccoli. Allora, prendiamo in esame la scala di Sol, per esempio. Ok? Andiamo sì. Sulla tastiera. La vedete tutti, vero? Sì, sì. Ok. Allora, se io voglio fare una scala di Sol, che note mi ritrovo? Sì, allora partiamo da Sol, quindi dobbiamo fare tono, tono e quindi... le note. Ok, allora, il primo, cioè l'accordo dici Lorenzo? No, dico proprio le note della scala, facciamo un pezzettino per tutti. Ok, allora, quindi Sol, La... Sto là perché era un tono, ora abbiamo un altro tono, quindi da là vai al... Quindi a si. Esatto. Poi abbiamo semitono, quindi si do. Si do perché ce lo ritroviamo già pronto, c'è il tasto bianco. Poi? Poi abbiamo do re, tono. Esatto. Re mi, un altro tono. Poi abbiamo un altro tono. Sì, poi abbiamo mi fa diesis. Perché? Perché è un altro tono. Esatto, e il fa non ti sarebbe bastato, sarebbe stato un semitono, invece noi abbiamo bisogno di un tono, e quindi sì, ce ne andiamo su, ok? E poi fa diesis, sol. Fa diesis, sol, torniamo. Quindi abbiamo la scala di sol fatta così. Sì. A questo punto, qualcuno mi vuole dire... Ma io non lo considero come tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, tono, perché... Io semplicemente lo so la combinazione perché so il diesis e bemolle delle scale. Infatti va bene, però questo è il ragionamento che ti porta a sapere i diesis e bemolle delle scale. Fai bene a averli imparati direttamente, però c'è un motivo se ci sono i diesis e i bemolli, è questo qui, che se li vai a costruire te li ritrovi in mezzo. Però se li sai a prescindere, meglio ancora, così ogni volta che pensi, che ne so, che alterazioni ci stanno dentro a re, e tu sai che ci stanno fa diesis, do diesis. Per esempio, se sono nella scala di sol, so che fa diesis. Esatto, infatti, ed è il motivo per cui c'è diesis, è questo qui, del tono, tono, semitono. Praticamente stiamo andando a scoprire il motivo per cui ci sono le alterazioni dentro le scale. Anche queste non ce le hanno portate gli alieni, ma c'è un motivo se ci sono. Allora, chi si vuole buttare sul dirmi invece gli intervalli? Io. E andiamo a vederci direttamente gli accordi, andiamo a costruire degli accordi. Gli accordi della scala di Sol. Non so, Lorenzo? Ok, eccomi. Allora. Sì,
Allora, le note le abbiamo viste, sono tutte quante naturali tranne il fa diesis. Quindi se andiamo a prendere, ad armonizzare il primo accordo, noi prendiamo la nota sol e poi ci mettiamo sopra cosa? sol, poi si. Esatto, perché una la salto e la mettiamo a si. E poi do diesis. Bello, un No. po' dissonante, no? Perché do l'hai preso do diesis? Re. Perché il do diesis non ce l'abbiamo in questa scala. Noi abbiamo visto che l'unico diesis che abbiamo è quello del fa. Quindi abbiamo questo accordo qui, sol, si, re. E l'accordo sol, si, re, visto che è il primo grado e abbiamo capito una cosa fondamentale, che le scale sono tutte uguali, nel senso suonano diverse perché partono da note diverse. Però quello che succede sulla scala di Do maggiore succede uguale sulla scala di Sol, succederà uguale sulla scala di Fa diesis, eccetera. Quindi se sul primo grado di Do c'era un accordo maggiore, una triade maggiore, sul primo grado di Sol c'è una triade maggiore, ok? Sì. Ok. Perché così come era Do maggiore, il giro di Do faceva Do, questa cosa qui. Se io faccio il giro di Sol, avrò delle note diverse, ma l'effetto sarà lo stesso, ok? Quindi primo grado, sempre accordo maggiore. Andiamo a sentire, chi è che si vuole buttare? Dai, qualche volontario? Matteo? Io, Alessandro. Alessandro, vai, vai tu. Allora, dimmi che accordo abbiamo sul secondo grado di Sol. Secondo grado di sol? Intanto il Allora. secondo grado di Sol vuol dire che partiamo dalla seconda nota, quindi se la prima è Sol, la seconda. Esatto. Allora, quindi la prima nota sarà là. Poi, seconda nota, una la salta e una la suona. Allora, sol. Ma non ho capito quello che volevo. Allora, per fare l'accordo, cioè per andare a suonare l'accordo, che sono le note che suonano insieme e che ci danno l'effetto che vogliamo, dobbiamo prendere una nota sì e una nota no. Quindi una l'abbiamo presa, Quindi. è in là. Una la saltiamo, che è quella successiva, e poi prendiamo quella dopo Che ancora. No, do? dopo il La non c'è il Do. Ah, sì. Esatto, qui non la suoniamo, e Ho il prendiamo singhiozzo. quella dopo, che invece è giustamente. Sì. No, sì, la saltiamo. Quella dopo il Si. Esatto, Do. quindi La e il Do li suoniamo insieme. Poi dal Do dobbiamo andare a prendere un'altra nota, quindi una la saltiamo, che è. Re. Esatto, e l'altra la suoniamo, che Mi. è esatto. Quindi abbiamo suonato, stiamo suonando le note La, Do e Mi. Ok? Ora che abbiamo questo accordo, noi dobbiamo riconoscere se è maggiore o minore. Per capire se è maggiore o minore, dobbiamo vedere a che distanza stanno queste note. Quindi dal La al Do, se noi facciamo tre passi, quindi tre scalini, uno, due, tre, abbiamo una terza minore. Se ne facciamo quattro, abbiamo una terza maggiore. In questo caso, quanti ne facciamo di scalini? Questa è la partenza. Quindi, primo scalino. Sono tre. Esatto, sono tre. E quindi, se sono tre, sappiamo che è una terza minore. La terza minima. Ok? Ora, per andare a vedere se l'accordo è minore, oltre ad avere la prima terza minore, dobbiamo vedere che questa qua, la distanza tra il Do e il Mi, sia invece una terza maggiore, e quindi se prima erano tre scalini, qui dovrebbero essere quattro. Quattro? Sì, uno, due, Esatto. tre, quattro. Quindi a questo punto tu sai che hai una terza minore più una terza maggiore, quindi il tuo accordo è minore. E noi sappiamo, e se non lo sappiamo lo dovremmo sapere, perché ripeto, sono tutti uguali, quindi se funziona così in Sol, funziona così in tutte le tonalità, che sul secondo grado di una tonalità c'è sempre, sempre, sempre una triade minore. Ok? Allora, chi si tuffa? Gaetano, così, ti volevo far partecipare. Ci sei, Gaetano? Dimmi, sì, dimmi, ho attivato il microfono. L'accordo, siamo sulla scala di Sol, andiamocene sul quinto grado. Vediamo che accordo c'è, cominciamo a mischiare un po' le carte. Intanto troviamo il quinto grado di Sol. 3, ok.
Poi una nota sì, una nota no. Allora, dal re re fa la. Re fa la, però che ti sei dimenticato? Che nella scala di sol, visto che noi stiamo prendendo re come quinta, re fa diesis la. Esatto, re fa diesis. E se tu avessi fatto re fa la, avrebbe potuto essere il secondo grado di do, per esempio, sì, ma non il quinto grado di sol, perché nella scala sì, di sol il fa è diesis. Ok? Sì. E infatti sentite che l'accordo cambia. Questo è un accordo di re minore, questo è un accordo di re maggiore, c'è una bella differenza, ok? Sì. Allora, perché sappiamo che è re maggiore? Perché da re a fa, questo lo ripeto sempre così poi il concetto passa meglio, da re a fa diesis abbiamo 1, 2, 3, 4 semitoni e da fa diesis a la abbiamo 2, 3 semitoni, quindi terza maggiore più terza minore, accordo maggiore. Altri volontari? Beh, fino adesso ho chiamato io. Beh, sentiamo Matteo e poi andiamo avanti. Ci sei, Matteo? Sì. Ok. Matteo, mi dici il... La facciamo facile o difficile? Facciamola difficile, dai. Settimo grado di sol? Fa. Come? E fa diesis. Esatto, perché sempre la storia tono, tono, semitono, eccetera, ci porta al fa diesis. È chiara per tutti questa cosa? No, rispiego un'altra volta, eh? Okay. È chiara. Perfetto. Allora, quindi, abbiamo fa diesis come prima nota. Poi, una sì, una no, usando le note della scala di sol, ovviamente. Questa è quella sì. Poi ce n'è una no che sarà... Sempre io? Sì, sempre tu. Che sì. Allora. Troppo facile sarebbe stato, no? Allora, vuoi ripetere un attimo? Allora, noi siamo partiti dal settimo grado di sol e dobbiamo farlo diventare un accordo. Per farlo diventare un accordo dobbiamo andare a prendere una nota sì, che è questa, e una nota no. Quindi questa la suoniamo, quella dopo non la suoniamo, quella dopo sarebbe stata? Sei in fa diesis? Sì. Sì, è lontana da qui, eh? Se tu fai la scala... Che c'è dopo di questa? Do. La scala è di sol, eh? Sol, la, si, do, re, mi, fa diesis. Poi ricomincia, no? Dal settimo grado vai al primo. Sì. Quindi è sol. E quindi è sol. Ok? Sì. Allora, andiamo avanti, quindi. Fa diesis la suoniamo, sol la saltiamo, e quella dopo invece la suoniamo. Quella dopo che nota è? La. Esatto. Poi ne saltiamo una. Sì. Esatto, e suoniamo quella dopo che è do. Ok, e abbiamo questo accordo qui, che è quello famoso un po' dissonante, no? Quello che abbiamo sul settimo grado, perché abbiamo la distanza tra la prima e la seconda nota, che è una terza di che tipo? Quanti passi fa? Da qua a qua. Ma posso chiederti una cosa? Ma perché, perché la prima nota era diesis. È diesis perché stiamo sulla scala di sol, ok? E quindi facendo il discorso del tono, tono, semitono, eccetera, noi facciamo tono tra sol e la, tono tra la e si, semitono tra si e do, tono tra do e re, tono tra re e mi, e poi tra mi e fa dobbiamo avere un altro tono, però mi e fa c'è un semitono, vedi? Come faccio per avere un tono? Ah, ok, non capivo perché era dopo la... Esatto. Matteo, torniamo a te. Allora, abbiamo questo accordo qui. Andiamo a calcolare questa distanza. Da questo fa diesis a questo la, quanti passetti fai? Ne fai uno, due... Tre.
Esatto. E quando sono tre abbiamo detto che si chiama terza minore. Sì. Ok? Andiamo a vedere l'accordo successivo, che è l'intervallo successivo, quindi dal re al do, dal re al do, scusate, dall'la al do, friggendo. Quanti passi facciamo qui? 4. Sicuro? Questa non si conta perché è la nota da cui parti, eh? 3. Esatto. Quindi sono 3 anche qui, quindi anche questa è una terza minore. Sì. Terza minore più terza minore, come si chiama? Si chiama triade diminuita, ok? Sì. Per tutti i settimi gradi di tutte quante le tonalità del mondo saranno triadi diminuite. Allora, sì. Questo è il modo in cui noi tiriamo fuori gli accordi dalle varie tonalità. Ora, come si usano gli accordi nelle varie tonalità e soprattutto come si usano gli accordi sul pianoforte e sulla chitarra, che oggi non abbiamo preso in considerazione quasi per niente, a parte vedere la tastiera della chitarra qua sotto, del pianoforte qui sotto, sarà un argomento delle prossime lezioni, ok? Ora, sono partito con questa roba un po' pesante, mi rendo conto che sono concetti non difficili, perché avete visto che sono cose che si possono fare, però sicuramente da ricordare saranno un pochettino ostici, all'inizio dovremo farci un po' di pratica, però vi assicuro che questo è il sistema per riuscire a capire quello che state facendo sullo strumento e non suonarlo semplicemente da zombie, stando lì facendo la cosa, ripetendola senza capire che succede. La cosa interessante poi sarà sentire come gli stessi accordi, le stesse triadi, suoneranno diverse a seconda della disposizione delle note, e quindi questo le farà suonare in modo molto diverso se le suoniamo col pianoforte o se le suoniamo con la chitarra. L'importante adesso è fare un attimino di pace con questi concetti qui. Quindi quello che vi consiglio è di rivedervi, intanto la lezione è registrata, quindi la potete riascoltare, è di prendere confidenza con questi concetti qui, ok? E così la prossima volta possiamo entrare direttamente dentro le tonalità, e così come quella di oggi è stata una lezione praticamente tutta teorica, la prossima volta invece sarà una lezione praticamente tutta pratica, nel senso che andiamo a affrontare i primi accordi e le prime ritmiche suonate sia sul pianoforte che sulla chitarra. Ma ora, saranno sempre tutti lunedì? Sempre tutti i lunedì, sempre alla stessa ora, però stiamo dicendo, la prossima volta io farei ancora una lezione unificata, sia pianoforte che chitarra, poi eventualmente possiamo pensare anche di dividere le lezioni, di fare una settimana uno, una settimana l'altro. Adesso vediamo anche come reagite voi a questo tipo di cose, anche rispetto al fatto che se i concetti teorici ce li leviamo tra questa lezione e la prossima, anche se mi manca veramente poco altro di teorico, poi il resto è molto suonato, e poi il resto lo possiamo vedere tranquillamente anche strumenti separati, però direi che per questo ci ragioniamo la volta prossima. Allora, quello che vorrei che voi faceste è andare a prendere una tastiera, anche semplicemente disegnandovi, se non avete una pianola, anche disegnandovi i tastini, se trovate alla fine della dispensa, trovate la disposizione delle note, se prendete questa qui per esempio, andare a prenderla e a capire come funziona la disposizione delle scale, la disposizione degli accordi, per come l'abbiamo vista oggi, ok? Questo come esercizio per cominciare a capire un pochettino di cose che riguardano l'accompagnamento, perché gli accordi sono ovviamente la cosa che ci consente di dare un senso anche alle melodie, alle scale, no? Noi abbiamo una melodia da sola, se noi ci mettiamo, gli dà un senso se ci mettiamo degli accordi sotto. Quindi, per concludere, gli accordi si fanno in questa maniera, le tonalità le abbiamo viste. A questo punto l'unica cosa che vi posso aggiungere, che riguarda questa parte qui che non vi ho spiegato, è che di questi accordi che vengono fuori, di questi 7 accordi, alcuni avranno un ruolo importante, altri avranno un ruolo meno importante, ma correlato a quelli che sono i ruoli importanti. Gli accordi più importanti di un'armonizzazione di una tonalità sono la tonica, il primo grado, che ovviamente è quello che ci dà
il senso di rilassatezza, di conclusione, quello di partenza, comunque quello che ci fa sentire a casa. Il quarto grado, che invece ci dà una sensazione di moto, di movimento, di andare verso qualcosa, e sarebbe per esempio se ragioniamo in do, è il fa. E il quinto grado, che invece dà il senso di tensione, di sospensione, quindi se ragioniamo in do, l'accordo di sol. E infatti se li sentite uno dietro l'altro, abbiamo dei giri che abbiamo già sentito mille volte. Questa cosa qui che abbiamo sicuramente sentito in un miliardo di canzoni, per esempio, rappresenta molto chiaramente i concetti di partenza, moto e tensione. Qui si ferma e vuole andare da qualche parte. In questo caso ritorna verso il moto e ritorna verso la tonica. Potremmo avere anche delle concatenazioni diverse, ma queste cose le vedremo poi quando faremo i collegamenti degli accordi e le cadenze. Però intanto nel guardare come sono fatti gli accordi tenete presente sempre questo, anche che poi tutti gli accordi avranno la loro importanza, ma quelli da cui partiamo come accordi centrali sono sicuramente il primo, il quarto e il quinto grado. Quindi in ciascuna tonalità l'accordo che parte dalla prima nota, l'accordo che parte dalla quarta nota e l'accordo che parte dalla quinta nota. Ok, qui poi avete le note sulla tastiera della chitarra, ma questo lo vedremo poi quando faremo praticamente chitarra. Allora, a questo punto, ci sono domande? No. Tutto chiaro per tutti? Ma sono contento se tutto chiaro per tutti. Ma posso chiederti una cosa? Assolutamente. Ma va bene se posso seguire sia chitarra sia pianoforte? Certo, assolutamente. Cioè, le lezioni io dicevo che le possiamo dividere se c'è qualcuno che vuole seguire uno strumento solo e magari viene solo in quelle. Se li volete seguire tutti e due, potete farli tutti e due tranquillamente. Anche soltanto per... anche se magari non avete lo strumento, ma volete guardare come gli stessi concetti funzionano anche negli altri strumenti, perché è chiaro che queste cose qui, poi andando sul pratico, le riprendiamo e ce le ritroviamo sullo strumento. Non è che è finita la lezione teorica, adesso ricominciamo a suonare gli accordi come dei buoi, senza capire che stiamo facendo. È chiaro che ce li ritroveremo sempre ad affrontare questi argomenti, per cui... voi potete seguire tranquillamente tutto quanto. Quindi, domande, dicevo? Ti mando la dispensa. Ti mando la dispensa e vi do anche il link per rivedere la lezione. Il link è sempre su Facebook? No, penso di metterla su YouTube direttamente, così poi la... Ah, okay, ma io non ho capito cos'è questa dispensa. La dispensa sono i fogli che ti ho fatto vedere prima, li mando così poi li puoi rivedere sul telefono o sul computer. Ah no, penso, perché a me viene in mente la dispensa del cibo. La dispensa? Del cibo. Ah, la dispensa sì, quella in cui si mettono le cose, no, quello è un'altra cosa. Non mi parlare di cibo, sono le 8. Viene. Allora, dicevo, quindi se c'è qualcosa che non è chiaro, me lo potete chiedere subito. Se c'è qualcosa che non è chiaro, vi viene in mente a un certo punto, potete anche scrivere sulla chat, e tanto le domande penso che fanno comodo a tutti. Non vi vergognate, non vi fate problemi se non avete capito qualcosa e se devo rispiegarvele, perché è normale, perché i concetti, ripeto, non sono semplici, ma rognosi sì. Perché bisogna sbatterci un po' la testa, quindi non vi fate problemi, e io sono a vostra disposizione. E per tutto il resto potete chiedere a Annalisa, se no, lei è felicissima di risolvere qualunque altro problema che io invece non voglia fare. Va bene, spero di non essere stato troppo pesante e a questo punto vi do appuntamento alla settimana prossima, va bene? Okay. Grazie Lorenzo, non sei stato pesante. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.